Oggi, 7 ottobre, è finalmente uscito Far Cry 6, uno dei giochi più attesi del 2021. In questo video ci occuperemo del benchmark integrato del gioco a varie risoluzioni per capire un pochettino come possa girare un titolo AAA fatto da Ubisoft. Poi dopo vi spiegherò il perché. Ma sul canale Viola lo sto forse streamando anche in questo momento, nel momento in cui state guardando il video. Quindi lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 e martedì e giovedì dalle 17 ci occuperemo della storia del gioco, ma anche del lato tech, perché avremo un pochettino di cose a schermo che ci faranno vedere le prestazioni, quindi cercate di seguirmi e non mancate l'appuntamento. Prima di andare al vivo del video però vi ricordo che c'è lo sponsor, e cioè pcgaming.it, che è il sito che dovreste utilizzare per rimanere sempre aggiornati per quanto riguarda le vostre personalissime notizie su videogiochi e tecnologia in generale, con un sito decisamente molto carino da vedere, veloce da navigare, scorrevole, chi più ne ha più ne metta. È un portale che io vi consiglio decisamente senza problemi. Preparatevi perché ci sarà un'integrazione molto più profonda tra canale e sito internet nei prossimi giorni, quindi tutti i link sono in descrizione, andate un pochettino a dare un'occhiata a questo sito, fidatevi, non ne rimarrete assolutamente delusi. Cosa sapevamo di Far Cry 6? Fondamentalmente io non sapevo nulla, non sono nemmeno andato a vedermi i requisiti minimi di sistema, perché con questa configurazione sono certo che ci sarei rientrato senza problemi, e sapevo soltanto che c'era la partecipazione di Giancarlo Esposito, che ha prestato le sue fattezze anche in Breaking Bad, una serie che io ho adorato, quindi mi sono detto, ma dai, il gioco lo voglio vedere, lo voglio preordinare, anche per una questione di contenuto vero e proprio. Cosa ho fatto? Ho semplicemente, appena il gioco è stato reso disponibile su Ubisoft Connect, ho registrato dei benchmark a varie risoluzioni ovviamente, per darvi un'idea di come il tutto girerà, e adesso lo andiamo ad analizzare. Il primo benchmark che vediamo è 4K dettagli ultra. Voi direte, G, come mai parti a cannone col 4K dettagli ultra? Per farvi capire quanto, se voi possedete una scheda grafica di fascia alta, possiate impostare il gioco senza stare lì a giocare con effetti grafici, eccetera, eccetera. Ho letto qualche recensione che diceva che Far Cry 6 avesse una grafica non aggiornata col 2021. Sinceramente parlando, a me non sembra che ci siano problemi assurdi per quanto riguarda i modelli poligonali o comunque la pulizia delle texture. C'è da dire che queste qui sono le texture normali, non sono le texture in HD, che vi costeranno un'altra ventina di giga da scaricare, e credetemi, quelle vanno decisamente a sovraccaricare un pochettino la scheda video, non tanto per quanto riguarda le prestazioni, ma per quanto riguarda il quantitativo di memoria RAM video, perché io con la mia 3080 sono incappato spesso in avvisi da parte di Ubisoft Connect di memoria video RAM non sufficiente. Bene o male, i risultati non sono male in 4K dettagli ultra. Adesso scendiamo un po' di risoluzione, dal 4K passiamo al QHD. Come ho detto prima, il gioco graficamente non è affatto male, a me non dispiace, e con una 3080, 32 GB di RAM e un Ryzen 9 5900X si riesce tranquillamente a stare, questo con i dettagli tutto ultra raga, quindi pure l'anti-aliasing al massimo, si riesce tranquillamente a stare sui 90 frame al secondo in 2K. È tanto sì e no, c'è da dire che questo è un gioco ottimizzato per le schede video AMD, quindi probabilmente con una 6800, 6800 XT o 6900 XT avrete dei numeri decisamente maggiori. Evidentemente Ubisoft in questa era, possiamo dire, ha deciso di stringere una partnership con AMD, quindi è normale che i giochi girino meglio su CPU e su schede video AMD. Ad ogni modo, le prestazioni con una 3080 sono di tutto rispetto, e meno male, voglio dire, 1000 euro di scheda video deve girare bene. Come vediamo, i frame medi sono comunque 90 più o meno, 89. Scendiamo ancora di risoluzione e andiamo al Full HD. Chiederete, G, perché il Full HD? Perché adesso faremo un paio di tweak interessanti al gioco. Questo per capire innanzitutto che ovviamente c'è un dettaglio grafico molto molto minore se messo a paragone con il QHD e il 4K, ma secondo me il gioco
è ancora carino da vedere. Ci sono effettivamente molti meno dettagli anche di luce, perché ci sono molti meno pixel a schermo, quindi il tutto risulta meno vivo, possiamo dire. Non so se avete la stessa sensazione che ho io vedendo il video, ma con il video qui davanti vi posso dire che il tutto mi sembra decisamente meno vivo, per quanto sia comunque molto molto gradevole alla vista. Adesso però andiamo ad aggiungere un paio di effetti interessanti che potrebbero cambiare decisamente il modo in cui voi vedete il gioco. Aspettiamo un attimo le performance, ma come abbiamo visto sono decisamente buone. Se prima eravamo su una media di 90 frame al secondo, qui siamo 93 frame al secondo di media. Non è tantissimo in più, ma sappiamo che tra Full HD e QHD la differenza in numero proprio grezzo di pixel non è così grande, quindi ok, ci può stare. Adesso siamo ancora in Full HD, ma con un'impostazione grafica decisamente pesante, cioè il DXR sarebbe il ray tracing di AMD. Sono luci un pochettino più realistiche, luci decisamente più morbide, rifrazioni e riflessioni reali fatti in tempo reale, e il gioco cambia decisamente il modo in cui appare ai nostri occhi. Raga, dopo ho registrato anche qualcosina in 4K con il DXR on e anche con il Fidelity FX on e off. Cos'è il Fidelity FX? Possiamo dire che è praticamente il DLSS di AMD, nel senso è un sotterfugio che abbassa la risoluzione in game affinché guadagnate prestazioni anche con caratteristiche grafiche e dettagli grafici molto molto pesanti. In questo modo posso dire che il gioco, almeno a me, sembra decisamente fotorealistico, davvero tanta tanta roba. Abbiamo perso una ventina di frame al secondo di media, ma questo perché? Perché è un'impostazione grafica decisamente pesante. Per ovviare a questa perdita di frame al secondo, adesso ho attivato il Fidelity FX, che su prestazioni, perché volevo vedere quanto fosse il guadagno massimo che, a cui si potesse aspirare, ecco, con questa impostazione attiva. È il primo gioco sul quale utilizzo questa impostazione e devo essere sincero, si perde un bel po' per quanto riguarda il dettaglio. Con il video nativo qui a schermo vi posso dire che sì, dovrebbe essere lossless come dice AMD, ma la stessa cosa non è il DLSS come dice Nvidia, quindi è... sì, se volete avere più frame al secondo ci sta come impostazione sicuramente. Però personalmente io preferirei giocare con magari i dettagli grafici, abbassare qualcosa così da poter avere una pulizia delle texture, una pulizia dei modelli poligonali decisamente migliore. Poi voi siete padroni di fare quello che volete. Infatti 73 fps medi sicuramente, ma credo gli alti e i bassi si siano aumentati. Adesso però vi faccio fare una risata. Perché? Perché ho deciso di registrare qualcosina in 4K con il Fidelity FX attivo e il DXR attivo. Non so mai se dirlo in italiano o in inglese. Ad ogni modo, c'è da dire che il Fidelity FX fa un cavolo di lavoro pazzesco nel tenere comunque i frame per secondo a livello comunque molto molto alto. Vediamo che ci sono dei dip nel grafico, ma questo è normale perché ci spostiamo da un'area in cui non c'è praticamente nulla da renderizzare se non alberi, acqua, animali, a un'area in cui ci sono dei palazzi, quindi ci sono molte persone che si muovono, veicoli che corrono a destra e a sinistra, e è normalissimo che il motore di gioco si appesantisca così tanto. C'è da dire che in 4K con queste impostazioni il gioco è uno spettacolo da vedere. Seriamente parlando, graficamente è un gioco molto molto carino. Come ho detto, ho letto che la grafica fosse vecchia. A me non sembra, mi sembra proprio la grafica 2021, in cui praticamente buttiamoci qualche rifrazione e qualche riflessione di luce così a cavolo. Praticamente in 4K con il DXR attivo e il Fidelity FX a prestazioni abbiamo 72 frame al secondo di media, che è un signor risultato secondo me. Ma adesso arriva il momento in cui si vede la differenza tra un videogioco e un videogioco meh. No, nel senso, il launcher di Ubisoft già ci avverte che probabilmente c'è una bassa quantità di memoria VRAM.
A me sembra una cosa strana, perché il gioco è in 4K con DXR attivo, tutto attivo al massimo, e il Fidelity FX disattivato. Ok, va bene, ci sta che il tutto sia più pesante, cioè viaggiamo adesso su una media di 50 frame al secondo, più o meno. Però stiamo parlando di una 3080. La 3080 dovrebbe essere la top di gamma per quanto riguarda il gaming. A me sembra strano, in effetti, che il launcher ci dica che praticamente manca la memoria RAM. Stiamo parlando di 10 GB di GDDR6X, quindi memoria molto veloce, memoria decisamente overpowered, memoria molto molto buona. Ciò significa che per giocare in 4K così ci serve per forza una 3080 Ti? Ok, posso capire che abbia spinto i limiti del gioco all'estremo, però è una cosa un pochettino strana. Ad ogni modo, con tutti i problemi di poca VRAM secondo il gioco, raggiungiamo una media di 51 frame al secondo in 4K con DXR attivo e senza Fidelity FX. Raga, vi ricordo che tutti questi benchmark sono stati registrati a ultra, cioè quindi io non ho assolutamente abbassato nessun tipo di dettaglio grafico. E posso dire che Far Cry 6 si prospetta davvero molto 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 carino dal punto di vista grafico. A me non dispiace assolutamente da guardare, anzi, secondo me è molto più carino di Assassin's Creed Valhalla. Vero che Valhalla è uscito ormai un anno fa, però che cavolo, Assassin's Creed è sempre stata una saga famosa per lo stupore grafico che portava. Direi, di preferire decisamente Far Cry 6 da quello che ho visto ora. Io non ho visto assolutamente nulla del gioco. Vi ricordo che oggi alle 17 si comincia sul canale Viola tutto lo streaming della storia e andiamo a vedere anche qualcosina di tecnico, quindi non mancate se siete interessati al topic. Vi ricordo inoltre di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto di G. E nulla, fatemi sapere cosa ne pensate del gioco. Voi l'avete acquistato? Avete una scheda video AMD o una scheda video Nvidia? Se avete una scheda video AMD, beh, siete fortunati, perché il gioco potrebbe girare decisamente meglio. Ci vediamo al prossimo video, allora, sempre qui sul Punto di G, sempre qui col vostro G, e boh, qualcosina di molto carino, sicuramente. Ciao ciao belli, alla prossima.